Faenza, Palazzo Laderchi. In un caldo pomeriggio di giugno raggiungo questo palazzo secentesco. È il mio analista Martino Destrali che mi ha consigliato di fare tale visita. Io ubbidisco sperando di debellare la mia depressione. Da 2 anni sono in analisi. Soffro di angoscia, di malinconia. Questi sintomi sono apparsi 3 anni fa, quando l'uomo che amavo, Giovanni, mi ha lasciato. Spero che l'analista Martino Destrali mi aiuti a combattere questa situazione di disagio. Scruto dall'esterno il palazzo e penso alle parole dell'analista che mi ha detto: "Vi entri dentro e lasci che la sua fantasia viaggi." Così ascolto la voce del mio cuore mentre entro nel vestibolo e ne contemplo la volta. Le immagini si stagliano davanti ai miei occhi, sembrano un manto pronto a cadere per coprirmi e darmi ristoro. È dolce lasciarsi accarezzare dai dipinti, che come con una mano materna mi avvolgono. Col capo all'insù guardo e penso alle parole del mio analista che mi ha consigliato di lasciar viaggiare la mia fantasia. I miei occhi si posano sul centro del vestibolo. Vedo raffigurata Andromeda salvata da Perseo. La voce della mia fantasia mi dice: "Sei tu Andromeda e Perseo è il tuo analista. È lui che ti salverà." Guardo, ammiro. Non vedo l'ora di entrare nel salone delle feste. Ma la voce della mia fantasia mi dice: "Prima dirigiti verso il gabinetto di astronomia." Così entro in questa stanza ellittica che faceva parte dell'appartamento del conte Achille Laderchi. Alle pareti vedo i riquadri di Galileo, Keplero, Ticone e Copernico. E penso al mio amore per il cielo e per le stelle. La voce della mia fantasia mi dice: "Ricordi le tue sere passate in casa, chiusa nel tuo studio, a scrutare il cielo? Il tuo studio è come questo gabinetto d'astronomia in cui tu sei prigioniera." Alzo gli occhi verso la volta. E la voce della mia fantasia mi dice: "La tua delusione d'amore t'ha portato a chiuderti in te stessa. Tu guardi le stelle, prigioniera del tuo studio, e non cerchi più nuove amicizie, non cerchi più un nuovo amore." Così mi dice la voce della fantasia mentre scruto i pianeti, i geni e i simboli zodiacali. Ed ecco, i miei occhi si posano sull'ovale al centro della volta, ove vedo la danza delle ore. La voce della mia fantasia mi dice: "Le ore ti invitano a danzare con loro. La loro danza è un rito di iniziazione all'amore. Affinché tu esca da questo gabinetto d'astronomia che è la tua prigione e ricominci a credere nella reciprocità affettiva." Ed ecco, la mia fantasia mi conduce alla porta che si spalanca sul salone delle feste. Intravedo una semioscurità che mi è amica e insieme densa di mistero. Poi la luce si fa meno avara. Gli affreschi di Felice Gianni appaiono ai miei occhi, ghiotti di vedere.
e mi accingo ad entrare dentro questo salone. Pian piano, in punta di piedi, avanzo e scruto i dipinti sulla destra. So che narrano la storia di Arianna. Arianna abbandonata da Teseo. Ed ecco nel primo dipinto scruto Arianna consolata da amore. E la voce della mia fantasia mi dice: come Arianna, anche tu sei stata abbandonata da un simbolico Teseo, dal tuo amato Giovanni. Ma ora amore consola lei e te. Amore ti dice che devi continuare a credere in lui. Ti dice che la fine di un amore può preludere a un nuovo inizio, a una nuova relazione fatta di bene e di affetto. Così dice amore ad Arianna e anche a te, Giuditta. Ed ecco, io guardo l'altro dipinto e mi metto in ascolto della voce della mia fantasia. Essa mi parla e mi sussurra: qui vedi Arianna, amore e le parche, ma soprattutto vedi Bacco. È questo dio che va incontro ad Arianna e le dichiara il suo amore. Io guardo e la voce della mia fantasia prosegue dicendomi: il tuo analista è per te come Bacco per Arianna. Come Bacco si innamora di te e ti consola della tua delusione d'amore. Così mi dice la voce della mia fantasia e mi consiglia di guardare l'altro dipinto. Ed ecco, sulla parete io vedo Bacco ed Arianna. Si sono appena dichiarati il loro amore. E la storia di bene comincia. E la voce della mia fantasia mi dice: ecco il tuo Bacco, il tuo analista che ti dichiara amore eterno. Il mio cuore allora sussulta di gioia, mentre ammiro la sensualità dei corpi di Arianna e di Bacco. Ed ecco la voce della mia fantasia mi dice: alza gli occhi ora verso la volta. Un tripudio, un trionfo di forme e colori si posa su di me. Come un manto dipinto, la volta si staglia ai miei occhi. E io odo la voce della mia fantasia che mi dice: riquadro dopo riquadro, ascolta, ascolta storie di te e del tuo cuore. Ed ecco, io guardo il primo riquadro. Vi vedo Psiche, adorata come Venere. In un trionfo del narcisismo, la voce della mia fantasia mi dice: tu sei Psiche. La tua bellezza interiore risplende, al punto che i tuoi amici, i tuoi conoscenti ti guardano con reverenza, ti adorano come tu fossi Venere. Il mio cuore gioisce. Ma conosco il mito ovidiano e so che Venere, per vendetta, chiede al figlio amore di punire Psiche, facendola innamorare di un mostro. E so anche che amore sbaglia mira e colpisce il suo piede innamorandosi di Psiche. Odo la voce della mia fantasia che mi dice: ecco, tu sei Psiche, adorata come Venere. E amore è il tuo analista che si è innamorato di te.
Così mi dice la voce della mia fantasia e mi invita a guardare il riquadro successivo. Qui scorgo il padre di Psiche che sacrifica all'oracolo di Apollo e gli chiede un responso. Il dio legge la sentenza, dice che Psiche sposerà un mostro. Pertanto è meglio portarla sulla cima di una rupe, abbandonata da tutti. Ecco, la voce della mia fantasia prosegue e mi dice: tu sei Psiche, cui l'oracolo di Apollo ha letto questo verdetto. E ora andrai su una simbolica rupe, lontano dal consorzio umano. Davanti a te si spalanca solo il baratro della morte. Su questa rupe la depressione e l'angoscia ti avvolgono. Tutto sembra finire per te. Pare che non ci sia più alcuna speranza né possibilità di via d'uscita. L'oracolo di Apollo ha letto la tua sentenza, ma la voce della mia fantasia mi dice: guarda, guarda il dipinto successivo, non tutto è perduto. E la voce prosegue declamando: qui vedi Zefiro che porta Psiche nella dimora incantata di amore. E la voce della mia fantasia aggiunge: il tuo analista è amore. E un vento di bene e di gioia ti porta da lui nella sua casa e nel suo studio. Ed ecco, io con la fantasia mi vedo volteggiare nell'aria, leggera come una colomba, luminosa come una stella, iridescente come un fascio d'arcobaleno. Un'aria di speranza si diffonde nel mio cuore. E sono costretta ad ammetterlo, sì, mi sono innamorata del mio terapeuta Martino. Mi piacerebbe cessare di essere sua paziente e divenire la sua consorte. E Zefiro mi porta in volo verso la dimora del terapeuta, come novella Psiche che si dirige alla casa di amore. La voce prosegue e mi dice: fai una pausa, guarda i pennacchi. E io vedo immagini giulive che con il loro turbinio di colori mi avvolgono. Ringrazio l'arte che è a Dio nepote e penso alla maestria con cui il colore è stato gettato sulla volta. Ed ecco, la voce della mia fantasia riprende a parlarmi e mi sussurra: guarda il prossimo riquadro. Qui vedi Psiche che si trafigge per suicidarsi. Io conosco il mito ovidiano. So che amore non ha rivelato a Psiche la sua identità e ha chiesto di unirsi a lui senza vederlo al buio. Ma Psiche, messa in guardia dalle sorelle, prende una lanterna d'olio per scrutare il suo amato. Lo fa mentre questi dorme, ma una goccia d'olio lo sveglia. Amore capisce che Psiche ha tradito la promessa di non guardarlo. Pertanto fugge via e Psiche tenta il suicidio. E la voce della mia fantasia mi dice: amore è il tuo analista che siede dietro il lettino. Tu sei sdraiata e non devi guardarlo. Ma tu rompi il setting, ti alzi e lo guardi.
Egli allora esce dalla tua vita, interrompendo la terapia. La voce ha detto il vero, infatti per 3 mesi la terapia era stata interrotta. Ma ecco, guardo il successivo riquadro. Vi vedo, psiche, davanti a Venere. Ella le chiede di aiutarla. E Venere accetta, dando a Psiche 3 prove da superare. E la voce della mia fantasia mi dice: Venere è il simbolo della dottoressa a cui tu ti sei rivolta durante i 3 mesi in cui hai interrotto la terapia col dottor Martino Destrali. Questa dottoressa, come fa Venere con Psiche, ti dà delle prove da superare. Devi lottare, devi impegnarti. Devi porti degli obiettivi e superare gli ostacoli per raggiungerli. Così mi dice la voce della mia fantasia, poi prosegue e declama: Forza, coraggio, ce la puoi fare. Non tutto è perduto. Pensa al mito di Ovidio e al lieto fine della vicenda di amore Psiche. Così mi dice la voce, poi aggiunge: Guarda il successivo riquadro, esso ritrae la prova dei semi. Sono i semi che Venere dà a Psiche affinché li divida in mucchi uguali, ed ecco, giungono delle formiche in aiuto e Psiche supera la prova. E la voce della mia fantasia continua a parlarmi e mi dice: Hai davanti i semi delle tue risorse interiori. Li devi dividere in parti uguali. Ci saranno allora i semi della tua capacità di dipingere, poi quelli della tua arte letteraria. Poi ci sarà il mucchio dei semi del tuo talento musicale. E ci saranno mucchietti di semi anche per capacità più prosaiche. La cura con cui sai tenere la casa. La tua bravura nel custodire il giardino. E così i semi delle tue risorse interiori vengono equamente ripartiti e il tuo equilibrio sta per riaffiorare. Ma ecco la voce della mia fantasia mi addita un altro riquadro, ove vedo Psiche che sta per salire sulla barca di Caronte. Egli la porterà agli inferi da Proserpina. E la voce della mia fantasia prosegue dicendomi: Caronte è il tuo impulso di morte. È l'impulso che ti spinge a non vivere, a produrre un suicidio psichico. È l'impulso che ti spinge al non essere, al rifiutare la vita e a chiuderti in una depressione totale. È Caronte che tu devi debellare, ma tu non ce la fai e ti accingi come Psiche a salire sulla sua barca, decisa ad andare verso il regno degli inferi, pronta a solcare il mare della vita per andare in quello della morte. E così la tua storia procede a capofitto, come su un piano inclinato. Ed ora, mi dice la voce, guarda al prossimo riquadro. Qui vedi Psiche che è giunta da Proserpina, alla quale le regala un'ampolla contenente il sonno. Psiche inavvertitamente la apre e si addormenta. E così, mi dice la voce, fai anche tu.
e il sonno della catatonia depressiva avvolge la tua anima, la chiude in una oscurità profonda, la cinge, la stritola. Tu dormi, mi dice la voce, e nel sonno ti chiudi alla vita e alle sue bellezze, alla sua luce, ai suoi colori. Tu dormi. E così io scruto Psiche che accetta il dono di Proserpina e la immagino travolta da un sonno profondo, in attesa che qualcuno la risvegli, la richiami dall'abisso del nulla, del buio e dell'oscurità, la sollevi dal mare di tenebra nel quale ella è precipitata. Ed ecco la voce della mia fantasia mi dice: osserva il prossimo riquadro. Qui vedi Psiche svegliata da amore. Psiche sei tu e amore è il tuo analista. Anche lui si è innamorato di te e ti cerca non più come paziente ma come compagna. Cara compagna dell'età mia nova, sembra egli dire, e ti risveglia dal sonno della catatonia, dalla letargia della depressione, dal buio, dalla tenebra dell'angoscia, dall'inerzia, dall'accidia e dalla bulia. Così come amore sveglia Psiche, il tuo terapeuta risveglia te e ti dice che ti ama, che ti vuole sua sposa. Dolce è allora per te risvegliarti, emergere dalla depressione, scioglierti dai lacci della tenebra, prepararti a una vita lieta. Così mi dice la voce della mia fantasia e mi addita l'immagine che ritrae Mercurio che porta in cielo Psiche. La voce declama: ecco la tua apoteosi, ecco il tuo risorgere dal nero della morte. Psiche è portata in cielo da Mercurio e Psiche sei tu. Tu che sali verso il cielo della gioia e della luce, un cielo di vita. Stai per raggiungere il convito degli dèi. Abbracciata dall'amore del tuo terapeuta, tu stessa ti senti una dea. Hai superato l'angoscia della delusione dell'amore precedente e ora ti accingi a festeggiare le tue nozze. Il tuo terapeuta si è innamorato di te e come fa amore con Psiche, così egli ti cinge del suo abbraccio di bene. Così mi dice la voce della mia fantasia e io mi rispecchio in Psiche e mi vedo volteggiare in un cielo di luce e di gioia, salvata, liberata dall'angoscia e dalla tenebra, risvegliata da un sonno depressivo catatonico di morte. Mi vedo quasi fatta divina e assaporo la gioia di questo nuovo amore che ha sconfitto le tenebre e la morte, che mi ha liberata dalla patologia nervosa. Ed ecco la voce della mia fantasia mi chiede di guardare i pennacchi. Io osservo le giulive immagini in essi dipinte e l'arte mi avvolge, mi cinge con il suo abbraccio di colore e di luce. Spazza via da me la noia e la tristezza.
mi fa assaporare la gioia della rinascita, la bellezza di una nuova vita che mi accingo ad intraprendere. E la voce della mia fantasia mi è compagna e mi invita allora a guardare il riquadro centrale posto in mezzo alla volta. Io dirigo adesso i miei occhi e vedo le nozze di Psiche e il convito degli dei. Psiche sposa amore e io sposo il mio ex terapeuta che mi ha guarita due volte. Mi ha liberato dalla depressione e dalla catatonia. E nella fantasia mi ha reso sua sposa. Io osservo il tavolo imbandito e l'atmosfera di profonda felicità. E ascolto la voce della mia fantasia che mi dice: io porto parole, suoni, immagini ed emozioni. Il mio regno è quello dell'irreale. Mi chiamo infatti fantasia. Ma talvolta le mie forme evanescenti e diafane prendono consistenza. E allora io, che sono la fantasia, divengo realtà. Così mi dice la voce mentre io scruto le nozze di Psiche e il convito degli dei. E tale dipinto permane nel mio cuore anche quando esco da Palazzo Laderchi. E vi permane fino al giorno in cui l'analista Martino Destrali mi dichiara il suo amore. E la voce della fantasia diviene reale. Le nozze di Psiche divengono le mie nozze e sanciscono il lieto fine dello psicodramma di Palazzo Laderchi.